infine, con la tua carta, ho comprato delle scarpe per la bellezza di 1200 euro. Io sono lui e lei Sofì. Lui, ma cosa hai combinato ai capelli? Sto prendendo il controllo, sono fatti davvero lunghissimi. Non riesco più a sistemarli. Wow, capelli da pazzo. Ma scusa, perché non vai dal barbiere? Ma chi ha bisogno del barbiere? Quando c'è la magia. Magia? Stai a vedere. I miei capelli saranno belli, puliti e pettinati. 3, 2, 1 così corti. Aspetta, aspetta, provo a fare un altro giro, vediamo se allungano. No. I miei capelli non torneranno mai più. E vabbè, dai, lui tranquillo, allungheranno tra un anno. Come tra un anno? Comunque, benvenuti nella nostra folle vita. Voi che ci guardate siete il team troll della famiglia più forte e grande di tutta YouTube. Se ancora non ne fai parte, devi assolutamente cliccare il tasto iscriviti qui sotto. E vi diremo di più. Vi ricordiamo che è possibile abbonarsi al nostro canale cliccando il tasto abbonati accanto il tasto iscriviti. Visto che è passato un mese da quando hanno attivato questa funzione nel nostro canale, adesso chi ha rinnovato l'abbonamento per un altro mese e quindi è al mese successivo, secondo mese, ha ricevuto un'altra stellina e quindi è passato da trota allievo a trota apprendista. Il prossimo grado è trota guerriero. Chi riuscirà ad aggiudicarselo? Ma soprattutto, chi riuscirà ad arrivare all'ultimo grado e a diventare trota vecchio saggio con la bellezza di 6 stelle? Ma comunque la nostra curiosità riguardo la nostra nuova casa aumenta sempre di più. Siete sempre più curiosi di sapere com'è, com'è fatta, quante stanze ha. E vi annunciamo che domani è il vostro grande giorno, perché domani vi sveleremo com'è casa. Faremo il tour della nostra casa. Che poi in realtà ieri è successo qualcosa di fenomenale. Non vi possiamo far vedere la casa, però vi possiamo far vedere la reazione della prima persona, a parte noi due, che ha visto la casa. Si tratta di Manager Gigi. È venuto a trovarci, gli abbiamo fatto vedere la casa e ovviamente abbiamo ripreso la sua reazione. Vai alla clip. Il primo ospite, il primo ospite. Chi sarà mai? Chi sarà mai? Chi è? Aiuto. Il corriere. Manager Gigi. Poverino, è stato mesi. Ma cosa? Ma c'era l'ascensore? Siamo... Perché sei salito a piedi? Lo sport fa bene. Stiamo per vedere la sua reazione. No, non dire così. Vedi, Ti piace? Capito. Possiamo solamente riprendere la tua reazione, non la casa, perché la descrivo io. Vista ampia, altezza tanta, anche dalle scale che ho fatto. Luce tanta. Basta, mi fermo qua. Vedi. Tieni tampona, ti sei tutto sudato. Grazie, sì. Comunque rimandiamo la linea ai Sofì e lui del futuro. Io, caro lui, devo farti un discorsetto. Cosa dobbiamo fare? Un'altra kiss challenge? No, 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 no. Avete visto lo speciale di ieri? No, basta! 3 milioni! Comunque, conteniamo l'entusiasmo, lui. Ok. In questi giorni, sì, tu ti sei comportato un pochino malino con me. Io? Ma quando? Sofì, che succede? No. Scherzetto! Ma trappole per topi! Buongiorno, topi! Oggi è arrivato il momento della mia vendetta! La vendetta! Che ne ti porta? Perché questa è proprio una vendetta pensata, studiata, ad hoc. Ho visto un video sull'internet. Molto divertente. E vorrei tanto farlo con te. Praticamente consiste nel fatto che tu mi dai la tua carta di credito e io posso usarla per tutto il giorno come mi va. Cioè, tutto quello che devo comprare. Grazie, è stato un piacere. Arrivederci. No, ciao. No. Ciao. Soprattutto devo spiegarti meglio. No, no, basta. Ma che stai dicendo? Ma cosa ne credo? Seduto, seduto, croccatino. Ma che croccatino? Ti do un euro. Sì, parliamone. Lui me lo merito. Dovete sapere che da quando siamo qui, da quando viviamo insieme, io devo fare i piatti. Ma vi rendete conto? Perché lui non li sa fare. E faccio il letto ogni mattina. Quindi, mio caro lui, o facciamo come dico io, oppure sarai costretto a fare il domestico di casa e a fare tutte le faccende domestiche. TikTok, TikTok.
Mi prometti che spenderai poco? Certo! Pochissimo. Pochissimo. Mettiamo un budget limite. No, no, no. 10 euro. No. 5. No, ma la sfida è proprio questa. No budget limite. Devi avere fiducia in me. Sono un vecchio saggio, sono una persona saggissima. Non si può dire saggissimo, però lo sono. Non comprerei mai qualcosa che costa troppo. Con i miei soldi! Dai! Ma non lo faccio allora! Sì, ormai è deciso, affare fatto, fidati di me. Domestico? Ho carta di credito? So che me ne pentirò tantissimo, ma proprio tantissimo. La mia mano si sta chiudendo, la mia mano si sta chiudendo, la va mia bene. Mano... Cosa aspettiamo? Andiamo a fare shopping! E vai! Ed eccoci qua, siamo in via Monte Napoleone. Lui, sei felice? Per niente. Qui ci sono tutti i negozi di lusso. Cioè, non è che puoi tipo entrare e spendere poco. Qui si spende tantissimo. Ma che cosa vorresti insinuare? Tu quando fai shopping non vieni mai in questa via. Sì, esatto, non vengo mai in questa via quando devo fare shopping con i miei soldi. Ma stavolta la farò con i tuoi. Ma dobbiamo smetterla, ok? Ma su, lui, non fare il tirchio. Che la festa abbia inizio. È stata la mattinata più bella di sempre, lui, grazie. Ok. Mi hai rovinato? Non lo so, chi lo sa, adesso lo scoprirai. Eccoci. Sento, non pensare nulla perché altrimenti potevo andare a ricomprare. Scopriamo questo shopping fatto con i miei soldi. Ti spiego, ti illustro un po' la situazione. Sì, senti. Allora, sono tutto orecchie. Ho comprato delle cose che sono costate meno di 10 euro. Ah, vabbè, no, grazie. No, no, in realtà, vabbè, sì, meno di 10 euro. Oh, ok, va bene. Poi, delle cose che sono costate meno di 100 euro. Allora, va bene, non me l'aspettavo, cioè... un po' mi dà fastidio, però dai, va bene, dai. Diciamo che ti ho fatto questo regalo. Si aspetta, non è finita qui. Poi delle cose che sono costate meno di 1000. Meno di 1000 che comunque può essere sempre 150, anche un euro meno di 1000 se ci pensi, giusto? Magari è tutto uno scherzetto, perché ti dico meno, non ti dico più. E invece ti dico pure più, cioè nel senso ho comprato delle cose che sono costate più di 1000 euro. Ma che sei impazzita? Come più di 1000 euro? Sorpresa! Ma sorpresa di cosa? Cos'è? Prenda lui! Dovevi fare la tua penitenza, io mi dovevo vendicare. Quindi cosa vuoi? Tranquillo. Comunque davvero ti ringrazio perché... Ma grazie a cosa? Ti sei impadronita della mia carta di credito, l'hai fatto tutto tu! Sì, ma senza la tua carta di credito io queste cose me le sognavo, non le avrei mai comprate nella mia vita. E grazie! Perché appunto sono troppo care. Grazie! Prego! Vai! Cioè, capisci l'importanza che hai avuto nella mia vita, nella mia giornata? Allora, iniziamo con le cose che sono... C'ho un po' di odio e ho comprato troppo. Con le cose che sono costate meno di 10 euro. Una... fantastica crema mani e corpo, un'altra crema per il viso, delle maschere per il viso. Le maschere, che schifezza è? La nuova palette di Naked, fantastica. E questa 45-50. Dei rossettini, guarda che meraviglia, sono stupendi. Bellissimi. E poi una matita per occhi. Io continuo a pensare come hai potuto spendere più di 1000 euro. Che comprato un altro iPhone? Questa matita per occhi l'ho pagata soltanto 6 euro. Ecco, perché non compravi altre matite per occhi? Che hai comprato una cosa di 1000 euro. Andiamo avanti. Andiamo avanti. Poi ho comprato questo orologio, tutto glitterato. Ma non li usi neanche gli orologi. Hai ragione, non lo uso. Però siccome non era la mia carta, che dovevo fare? A un certo punto ti ritrovi a comprare alcune cose che non usi. Però da questo momento lo userò. Un orologio tutto brillantinato. Guardate che figo. Però poi, siccome dovevo approfittare
di questa cosa che aveva la carta di lui. Sono andata da Gucci. Gucci, capito? Gucci. Fai vedere cosa hai comprato, meno di 1000 euro. Cosa hai potuto comprare? Che hai preso? Piano, con calma. Meno di 1000 euro. Guardate che carino, tutto del giocchettino. Che carini che sono stati. Mi hai detto ragazzi, hanno usato i soldi. Cos'è, un iPhone? No, mi serviva, una cosa che proprio mi serviva. Per la bellezza di 250 euro. 200, una cinta! Hai comprato 250 euro una cinta! Cos'è 300? 300! Una cintura! Ma come 300 euro una cintura? Meraviglioso! Non la tutta di pelle! Beh, ma io le tute neanche le uso le cinte! Ma infatti non è per te, per me! Sì, come... Dai, fai vedere cosa altro hai comprato! Aspetta lui! Un orologio, la cosa che ho comprato, la collanina tutta con i diamantini. E infine, con la tua carta, ho comprato delle scarpe Gucci per la bellezza di 1200 euro. Mi sento male, mamma mia, mamma mia. E poi non mi ricapitava, dovevo approfittare. 1200 euro, lui delle scarpe, ma come sono? Fammi vedere ma come sono fatte. Sono meravigliose. Ma non mi interessa, sono meravigliose. 1200 euro. Sono stupende. Lui, ascolta, se tu fossi stato al mio posto, ma cosa? Avresti fatto lo stesso. No, non l'avrei fatto lo stesso. Non saprei neanche come dove si comprano un paio di scarpe 1200 euro. Io lo so. Come sono. Saranno tutte d'oro, rivestiti con i diamanti e con le pietre preziose. Dei normali stivaletti, cioè sono degli stivaletti, sono costati 1200 euro. Questi stivaletti sono costati 1200 euro. Molla, riposali subito. Lui, ma cosa rompi lui? Dammi subito questi stivaletti immediatamente. Prendi. Mamma mia, sono tutti di pelle. Con questi stivaletti li userò per 10 anni. Sono bellissimi. Quando sarò anziana li avrò ancora. Lui, dolce lui, immaginavo più o meno una reazione del genere. E così ho pensato di farti un regalo. Che regalo? Visto che ti serviva un borsello, ho deciso di regalartene uno comprato da Gucci. Ta-da! Che bella scatolina. Oh! Ed è mio! Tuo! Grazie! Ma è bellissimo! Ma quanto ti è costato? Quanto mi è costato? Quanto ti è costato? 450 euro! Ma che mi hai regalato quei soldi miei? Mi hai fatto un regalo con i soldi miei? 450 euro pure vinto? Ma che schifo per me ne faccio? Perché sono rovinato, sono povero? Ma scusa, dovevo comprare con la tua carta tutto il giorno, quindi se faccio un regalo chiaramente con la tua carta. Sì, sono diventato povero, non ho più risparmio, non ho più un euro. Voi ti posso dare un euro. Dai Luì, dai, non fare così. Penso che non dovrai più farmi regali per il resto della tua vita, mi sa. Dopo questo video posso dimenticarmi ogni tipo di regalo. Cosa mi regali per Natale? Niente, non ti regalo niente né per questo Natale, né il prossimo 2020-2025, niente! Ma comunque ti trovo, speravo che oggi riuscite a strapparmi un sorriso e strappare il conto corrente. Sì, quella di sicuro. Zoom zoom zoom! Salutiamo la trasferita di oggi che è Alex Venturi, mandi un bacione a tutti. Tutti ti trovo, ci vediamo domani con Giorgio e Back on the Day! Ciao!